Ciao a tutti amici viaggiatori e bentornati su Viaggio a Muisi. Oggi esploreremo insieme un itinerario affascinante di 7 giorni in Zambia. Questo paese è pieno di bellezze naturali, cultura vibrante e soprattutto avventure emozionanti. È sicuramente una meta esotica che vi farà entrare a contatto con una parte di mondo completamente differente rispetto a ciò che siamo abituati. Questo è quanto si spende mediamente per volo e soggiorno. Ora però, senza perdere altro tempo, immergiamoci in questa terra. Il nostro viaggio inizia con l'arrivo a Lusaka, la capitale dello Zambia. Dopo il volo ci rilassiamo qualche ora per poi iniziare la nostra esplorazione. Prendiamo infatti una jeep e, accompagnati da una guida, raggiungiamo il Parco Nazionale Lower Zambezi. Si tratta di uno dei parchi principali del paese, con una magnifica pianura alluvionale che si estende lungo il fiume. Qui avremo una prima occasione per incontrare elefanti, leoni, zebre, giraffe e ghepardi. La seconda giornata ci porta invece alle famose cascate Victoria. Ammiriamo questo spettacolo naturale mozzafiato, facciamo una passeggiata lungo i sentieri panoramici e successivamente vi consiglio di avventurarci in escursione in elicottero per una vista ancora più spettacolare dall'alto. Il giorno successivo ci immergiamo invece nella bellezza selvaggia del Parco Nazionale di Sotlo Wa. Un safari in jeep ci consentirà infatti di avvicinarsi alla fauna selvatica africana, tra cui elefanti, leoni e una varietà di uccelli. Il giorno successivo invece ci dirigiamo verso Livingstone, una città ricca di storia. Visitiamo il Moyo Otoniyi National Park, dove possiamo vedere i rinoceronti bianchi e altre specie minacciate. Nel pomeriggio invece una crociera sul fiume Zambezi offre un modo rilassante per ammirare il tramonto. Il giorno successivo invece ci immergiamo nella cultura zambiese. Visitiamo un villaggio locale, incontriamo la gente del posto e partecipiamo a cerimonie tradizionali. È un'opportunità unica per capire la vita quotidiana e le tradizioni dello Zambia. Il nostro penultimo giorno ci porta al suggestivo Lago Kariba. Un'escursione in barca ci consente di esplorare il lago e scoprire la fauna unica, come coccodrilli e gli ippopotami. Possiamo anche rilassarci sulle sue tranquille sponde. Il nostro itinerario si avvicina alla fine. Torniamo a Lusaka per riflettere su questa incredibile avventura. Possiamo dedicare del tempo a fare gli ultimi acquisti nei mercatini locali o gustare un'ultima cena tradizionale zambiese prima del nostro volo di rientro. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo itinerario di 7 giorni in Zambia. Spero che questo video vi abbia ispirato per il vostro prossimo viaggio. Se avete domande o suggerimenti, lasciate un commento qui sotto. Non dimenticate inoltre di lasciare un like, condividere il video e di iscrivervi soprattutto al canale per altre avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video.